Nuovo momento di cucinare, grazie alla Fiera di Pordenone, grazie a Electrolux. Siamo alla seconda giornata e anche oggi insieme cercheremo di affrontare un tema che sta a cuore a molti consumatori, a molti ristoratori: il pesce crudo, sotto forma di sushi, sotto forma di antipasto, pietanza molto gradita, magari accompagnata con dei pregiati oli, una pietanza, una proposta gastronomica che fa molto gola ai consumatori, che però ha notoriamente dei problemi, potrebbe avere dei problemi per la salute. Siamo qua per, come FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione che si occupa di rappresentare e di dare indicazioni e suggerimenti alla categoria, perché la categoria della ristorazione sia sempre più presente, sempre più informata, sempre più pronta a recepire le esigenze dei consumatori. Siamo qua a parlare del pesce crudo sicuro con professionisti, con consulenti che ci sapranno dire molto bene come il pesce crudo, se trattato, se affrontato in una certa maniera, può essere non solo una grande proposta gastronomica, ma anche un qualche cosa di sicuro. Sicuro per chi lo offre e sicuro per chi lo consuma. Allora vi presento i relatori, chiamiamoli così: Alberto Belloni di Electrolux, che rappresenta la tecnologia, Valerio Ranieri del mercato ittico di Milano, è un veterinario, il mercato ittico di Milano è il più grande d'Europa o uno dei più grandi d'Europa, l'avvocato Caterina Cirillo della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è esperta in materia legislativa e igienico-sanitaria. E poi non può mancare la cosa più importante di tutta questa operazione, che è lo chef Stefano San John, che mentre i relatori parleranno, illustreranno dal loro punto di vista, per le loro competenze, le problematiche connesse al pesce crudo, vi farà vedere quali sono le buone prassi di utilizzo e somministrazione. Quindi manca qualcuno, ma probabilmente è timido, il professor Paolo Aureli, consulente della FIPE. Lo invitiamo a salire sul palco. Il professor Aureli ha una lunga storia, se non sbaglio, dell'Istituto Superiore della Sanità ed è consulente FIPE, massimo esperto ovviamente in materia igienico-sanitaria. Se si vuole aggiungere, professore, alle altre, il posto a loro. Bene, il professor Aureli è evidentemente molto, come dire, un po' timido, ma allo stesso tempo, ecco. Bene, allora sta per partire questo workshop, questo nostro seminario dimostrazione, e a questo punto io partirei a monte della filiera, cioè chi tratta e chi presenta il pesce nel contesto del mercato ittico, ma che ne conosce gli aspetti da un certo punto di vista pericolosi. Dopodiché si passeranno la palla tra di loro, io sto qua ad assisterli ma non devo fare il presentatore, quindi cominciamo dal mercato ittico. Il consumatore ama il pesce crudo, i ristoratori vogliono somministrarlo, vediamo che cosa succede a monte. Buongiorno a tutti, ringrazio anticipatamente sia FIPE e Electrolux per avermi invitato a questo evento. Mi presento, sono Ranieri e lavoro al mercato ittico di Milano, come ha elencato qui il rappresentante della FIPE. Vorrei entrare subito a bomba. Giusto per incominciare, sì. Voglio interrompere. Ma certo, per pochissimi secondi. Certo, per un po'. Qui abbiamo tre specie di pesce. Tre specie di pesce crudo. Ve lo facciamo vedere dopo. Sopra. Benissimo.
Vorrei farvi capire alcune cose. Ormai il mondo sta cambiando, parliamo di globalizzazione, le abitudini alimentari sono completamente cambiate, ci si fonde con altre culture e ormai, come diceva il rappresentante della FIBE, in tutta Italia si mangia e si consuma pesce crudo. Benissimo, tutto quello che volete. Però dovete sapere che ci sono dei rischi connessi al consumo di questo prodotto, che è un prodotto ottimale. E la cosa importante che noi vogliamo trasmettere come veterinari è di creare consapevolezza e formazione agli operatori del settore alimentare, agli OSA. Sono loro che sono poi responsabili della somministrazione. Loro che devono essere formati da noi, formati dall'associazione di categoria, nell'avere tutti gli strumenti atti a, alla fine, di somministrare un prodotto sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. Perché ricordiamo tutti che la prima fonte di proteine al mondo non è la carne, è il pesce. È il pesce un ottimo alimento che fa benissimo per gli omega 3, tutto quanto, per tutto il discorso nutrizionale a riguardo. Entrando un pochino più nello specifico, fate conto che al mercato ittico di Milano arrivano prodotti da tutto il mondo, prevalentemente dall'Oceano Indiano, dall'Oceano Pacifico, dall'Atlantico, dal Mar Adriatico, dal Mar Tirreno, e le problematiche in essere sono tantissime. Quando noi facciamo i controlli per quanto riguarda l'Anisakis, cerchiamo di fare un monitoraggio, quando scopriamo l'Anisakis ritiriamo e sequestriamo. Vi dico due parole cos'è questa Anisakis. L'Anisakis è una malattia, è una zoonosi, una malattia parassitaria causata da un nematode, che è un parassita, che in 123 specie di pesce vive all'interno. Vive come larva. Il parassita adulto, che può arrivare anche a un metro, vive nei cetacei. I cetacei emettono le uova di parassita, il parassita viene mangiato dai piccoli copepodi con i crostacei, a loro volta vengono mangiati dai pesci e qua entra la catena alimentare e si sviluppa all'interno del pesce la larva L3. Questa larva è potenzialmente pericolosa se viene consumata cruda al riguardo, nel senso che mangiamo un pesce crudo, c'è questa larva che può essere pericolosa e causare delle problematiche. Il ciclo si chiude nel momento in cui i cetacei mangiano a loro volta il pesce. Benissimo, questo problema è un problema che si discute da anni, di problema sì, problema no. Ci sono delle soluzioni, per il pesce mangiato cotto non c'è nessun problema, il pesce mangiato crudo deve essere abbattuto. Deve essere abbattuto per 24 ore a meno 18 gradi, a meno 20 gradi o meno 35 gradi per 15 ore. Dopo lascerò la parola sia al professore che al rappresentante di Electrolux a riguardo, che entrerà meglio nel dettaglio di come si fa bene l'abbattimento, e io interverrò e dirò alcune cose in merito. Quello che voglio dire è che il ristoratore che somministra alla popolazione, al cliente, deve all'inizio selezionare i fornitori. Questa è la prima cosa. Deve fare un controllo visivo sulla merce in arrivo, ovvero compro la merce, la arrivo nel mio ristorante, guardo già se ci sono dei parassiti visibili, e non mi riferisco all'Anisakis, mi riferisco ad altri parassiti che non sono pericolosi come l'Anisakis, mi riferisco al trimaroringo e al penella, soprattutto al pesce spada e del tonno. E già questi, conoscerli è importante, perché di cos'è questo? Questi sono dei parassiti, non sono pericolosi come l'Anisakis, però esistono, vanno eliminati o vanno respinti. E questo è il primo controllo visivo. Dopodiché si passa veramente all'attacco del prodotto, ovvero bisogna viscerarlo, bisogna tollettarlo, sfilettarlo, affettarlo, e già lì si fa un secondo controllo visivo per vedere se ci sono dei parassiti. Dopodiché si passa alla procedura di abbattimento. Le porzioni che devono essere fatte nello sfiletto devono essere le più piccole possibili, perlomeno ridurre, e bisogna essere veloci nel sfilettare, nel preparare il prodotto, perché non ci sia anche una contaminazione microbiologica, perché quando è viscero, apro il pacchetto viscerale, di per sé ci possono essere delle fesi che possono andare a contaminare il mio filetto.
dei bravi sfilettatori devono essere in grado di preparare il filetto in modo rapido e veloce. Preparato il filetto, va preparato su delle teglie, a riguardo vanno coperte con la pellicola e poi si passa in abbattitura. Professor Arelli, se passo la parola a lei, se vuol dire qualcosa a riguardo, sulla normativa o sulla Nisakis. Professore, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti voi, buonasera. Più che dire qualcosa di specifico e di esclusivo sulla Nisakis, volevo approfittare di questa circostanza per fare una piccolissima digressione. La digressione è la seguente: la presenza dei parassiti è un problema tipico ed esclusivo del pesce? Credo che il mio collega veterinario ci possa essere sicuramente di aiuto. Certo, esattamente. E come dicevo prima, il pesce crudo può avere questo tipo. Prevalentemente sì, ma anche non entriamo nel merito della carne, la trichinella, a riguardo, che la carne, parliamo di carne suina, carne equina a riguardo, ma a noi non interessa questo a riguardo, però è una giusta riflessione. Assolutamente, è ovvio che non interessa, ma serve semplicemente a non drammatizzare il problema e confinarlo al settore pesce. Oggi c'è un aumento della domanda di pesce. Il pesce è entrato prepotentemente come ingrediente nella nostra alimentazione per le sue virtù salutistiche, cosa che ha portato progressivamente a una riduzione del prezzo, mettendolo a disposizione di una ampia fascia di popolazione. Il prodotto può essere consumato non più da solo certi strati della popolazione, ma da tutti, soprattutto perché esiste anche la possibilità di utilizzare e comprare prodotto di allevamento. Il problema della infestazione ovviamente è diverso a seconda se si compra e si consuma il prodotto selvaggio dal prodotto allevato. L'altra questione che mi sarebbe piaciuto fosse sottolineata dal mio collega è quanto larve ci possono creare un problema e che tipo di problema ci crea. L'assunzione di un prodotto crudo contenente queste larve porta a una malattia piuttosto importante, una gastroenterite, la cui sintomatologia è estremamente grave, soprattutto quando questo parassita trasloca dall'intestino agli altri distretti. Dunque è un problema che noi dobbiamo affrontare e controllare con tutti gli strumenti che la tecnologia oggi ci mette a disposizione, cercando di sensibilizzare tutti gli operatori che a vario titolo possono aiutarci a contenere questo problema. Primis i nostri chef, tutti gli operatori che dalla immissione del prodotto in commercio fino alla trasformazione a vario titolo possono aiutare a contenere questo problema. Oggi abbiamo a disposizione uno strumento importantissimo, e cioè la possibilità di inattivare la presenza, la vitalità di questi organismi mediante il congelamento. Questa operazione viene fatta per legge obbligatoriamente, come ha detto il collega, portando il prodotto a meno 20 gradi e lasciandolo in questa condizione per almeno 24 ore. Questo rapporto tempo-temperatura permette di risanare il prodotto. È evidente che per ottenere questa condizione abbiamo bisogno di un'attrezzatura, di una strumentazione appropriata, che in tutte le cucine delle strutture di ristorazione, sia privata che collettiva, sono oggi presenti e disponibili. Poi i dettagli tecnici vi verranno illustrati, soprattutto perché ovviamente a seconda delle caratteristiche dell'apparecchio è possibile lavorare.